Salve a tutti e bentornati in Final Fantasy VII Crisis Core. Stavolta per cercare di incontrare Hollander. Cosa c'era qua? Oh, che bello! C'è un mostro dentro. È qui che fanno le copie, no? Sì, fanno quelle copie. Allora, mi sembra che qua... Esamina... Questo terreno... Mi gira un po' la testa. Fu prima che Genesis disertasse. The wound was superficial. But for some reason, Genesis wasn't healing. The man who treated him was Hollander. Professor Hollander, how is Genesis? The problem is the Mako energy that seeped in through the wound. Is it treatable? First, he'll need a transfusion. You aren't viable. Why couldn't I be the donor? A soldier, type G. In pratica, sappiamo tutti che Sephiroth ha i... Cioè, allora, chi sta guardando questo video ovviamente dovrebbe conoscere la storia di Final Fantasy VII. Sephiroth è praticamente... No, forse è meglio che non lo dico. Comunque, tutti e tre... sono esperimenti dalla nascita. No, Sephiroth e Engie sono delle... sono stati soggetti ad esperimenti fin dalla nascita. Invece Genesis è solo tramite la donazione di sangue da parte di Engie. Ecco perché riesce a trasmettere i suoi geni e a creare delle copie. Questi sono documentari... Sì, documenti. Ah, devo leggere tutti i documenti, ok. Impiantare le cellule di un antico in un feto umano per donargli la capacità della razza scomparsa. Questo era il progetto G. Ah. It was Hollander's experiment. The result was a normal child, which meant he failed. However. Tuttavia, è ormai un fatto accertato che la forma di vita portata alla luce sia davvero della mitica razza di cui si parla nelle leggende. Inoltre la storia parla di come questi antichi potessero controllare l'energia di questo pianeta, la quale donava loro poteri inimmaginabili. Usando le cellule dell'antico ritrovato abbiamo cominciato alla creazione e la produzione di serie di una razza con capacità simili. L'obiettivo principale di questa ricerca è ridurre in maniera significativa i costi di gestazione del Mako. Adesso parliamo con Sephiroth, che dovrebbe dirci alcune cose. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Project Genesis. Contrary to this report, Genesis showed clear signs of change. Degrading? Not only that. Copies? Abominations. Sephiroth! Hollander, I thought I'd find you here. The degradation process. Only I can stop it. Genesis. You won't take Hollander.
Zack, go after Hollander. Yeah. There is no hate, only joy, for you are beloved by the goddess. Hero of the dawn, healer of worlds. Loveless again. You never change. Three friends go into battle. One is captured. One flies away. The one that is left becomes a hero. A common story. If we were to enact it, would I be the one to play the hero? Or would you? It's all yours. Indeed. After all, your glory should have been mine. How petty. In hindsight, perhaps. Now what I want most is the gift of the goddess. Intanto andiamo a inseguire. Non mi sfuggirà. Prima che abbia detto che dove stava in giro. Ok. E vediamo il combattimento immediatamente, perché io non voglio. Cosa ho detto prima? Come cammi? Come corre quello? Allora, di qua. Ah sì, dobbiamo cercarlo in tutte le zone. Dai. Il bello è che Hollander è molto lento, quindi potremmo anche tranquillamente prenderlo, ma è ogni volta ci troviamo sempre a questi a romperci le scatole. E non posso morire per dei cretini come delle copie brutte e malfatte. Ok, ma manco ma dai, sono un grande. Allora, dov'è? Di qua. Dove sei, Hollander? Ah, pure. Quindi devo fare il giro di qua. Evitiamo tutti i combattimenti, stanno negli angoli. Ovviamente non possiamo evitare i combattimenti, quelli obbligatori. C'era una cassa. Cos'è? Bonus magia, ok. Hollander, vieni qua. Hollander! Activating combat mode. Ma cazzo! Oddio, no. Activating combat mode. No. Ma no! Iniziamo con i tagli. Ok, uno è andato! Noi! Ma sei una merda! Non la passi lì, c'è questa volta! Ok, possiamo andare. Ah, ma manca pochissimo adesso. Hollander, non ne vedi scampo, dai vi. Ah, sì, punti di salvataggio perché c'è. Allora, vediamo un po'. No, sono a posto. Ecco queste. Prima di concentrare su quello con i missili, va? Thank you.
Dai, dai! No! Non state mi tanto attaccato! Non state così attaccati! Ti prego! Ti prego! Oh cazzo! Figurati! Dai, quanto manca! Sapevo io! E vaffanculo! Respira, Davide! Respira! Oh, è un andato! Non ci credo! Non ci credo! Non ci credo! È fatto! Hollander, adesso non scappi più, eh? Hollander, do you understand what you're doing? Palle. Working for Hollander now? What is it you're after? World domination. That's not even funny, man. How about revenge? For what? Angeal! I've become a monster. A monster's objective is usually world domination or revenge. Non sei un tipo. Those aren't the wings of a monster. Well then, what are they? Angel's wings. I see. Then what should an angel fight for, Zack? What do angels dream of? Angeal. Angels dream of one thing. Please, tell me. To be human. Defend yourself!
Hello! A caso. Quindi è di un altro capitolo. Io tanto se va scrivo. Tell me what happened. Mom, I wanna help out a friend, Ma questo mio amico but non mi vuole I don't ascoltare. know how I can do it. Hello? Che? Mom? Hello? Hooray! Arif, ciao, come stai? Adesso? Not quite. Church in the slums. An angel? No, I'm Aerith. You fell from the sky. Huh? Scared me. So you saved me, huh? Not really. Hello. That's all I did. Déjà vu? Thank you so much, Aerith. I'm Zack. I have to repay you somehow. Don't worry about it. No. Hey, how about one date? What is that? Don't be silly. Ci hai provato. Stop! Don't step on the flowers. Excuse me? Normally, people are more careful with flowers. Well, I guess I'm not normal. Oh. You don't see a lot of flowers in Midgar. They're like luxury items around here. They only grow here. Although, I planted some outside my house too. If I were you, I'd sell them. Midgar's full of flowers, your wallet's full of money. Midgar full of flowers. Wallet full of money? Never thought of it that way. Adesso sì, così a caso si è aggiunta all'OMD perché sì, gli piaceva. Adesso io termino questa parte di gameplay, però prima diciamo che allora Genesis non cioè, ha un obiettivo quasi assurdo, ovvero il dono della dea. Che però non ci verrà rivelato fino verso la fine, diciamo, qual è il suo vero obiettivo. Fino a quel momento, diciamo che romperà abbastanza i marroni, difenderà Hollander per quale malsano motivo, perché no, beh, non per quale malsano motivo, perché è l'unico che può riuscire a fermare il suo stato di deteriorazione, anche se c'è un metodo che poi ci verrà spiegato più avanti. Invece Angel, diciamo che è stato convinto, perché lui non può cambiare dal giorno alla notte così. Lui dice: io sono un mostro, ho questa ala qua bianca, non posso fare niente. No, sinceramente c'è del buono in lui, ma è avvolto da una nebbia fitta, e quindi non sa cosa deve fare. Ma più avanti vedremo. Intanto termino questa parte di gameplay e ci vediamo in un prossimo video.